Buongiorno, allora, voi pensate che questo video sia un video della postazione dove vi mostro qualcosa? Invece no, mi sono messa qui perché almeno c'è per l'ultima volta l'alberello, volevo farvi vedere una cosa che ho comprato e la calza della Befana. Anche se... ormai la Befana, il 6 gennaio è passato, che è più o meno una settimana quasi. Ma dato che l'ho comprata apposta per farvela vedere, c'era solo questa, perché tutte le altre costavano un casino. Comunque questo è un vlog, che vedete domani, cioè martedì. Io sto registrando di lunedì. Allora, dato che tutte le altre calze costavano dai 6 euro, anche 14 euro una calza, io ho detto, cioè, ok, che non sono una bambina, però vabbè, diciamo che anche i grandi possono avere la calza della Befana e trovarci dentro i cioccolatini, eccetera, per cui non è solo per i bambini. E in più, io non ho mai preso la calza, dato che, a parte che ho sempre viaggiato all'estero, e il 6 gennaio non sono mai stata qua, ma sono, diciamo, all'estero sempre. Quest'anno va così, allora ho detto, vabbè, per una volta la compro. E ho preso questa qui che costava di meno, in pratica 5 euro, però vabbè, era l'unica che costava di meno. Ho preso questa qua di Minnie, perché a me piace Topolino, Minnie, la Disney, e allora ho preso questa. Adesso l'apriamo insieme perché l'ho tenuta fino a quando non registravo il vlog, dato che ho detto la apriamo insieme e non la apro il 6 gennaio. Infatti ho resistito fino a quando non sto registrando adesso il video, per cui la apriamo insieme perché questo vlog è diciamo un po' miscuglio tra quello che ho acquistato, che è in questa scatola, e la calza da Befana. Poi adesso non lo so se faremo qualcosa, ovviamente registro, se no vediamo. Comunque questo è un vlog che durerà di sicuro poco. Poi ho mangiato anche tutti i cereali, questi lo devo definire perché uno vale ogni volta, cioè lo mangi uno e poi non ne resisti, per cui l'ho finiti, se no ve li facevo vedere. Però se non mi seguite su Instagram li vedete, che avevo fatto il coso. Per cui iniziamo con questa. La apriamo insieme e vediamo che cosa c'è dentro. Tanto alla fine non ho ricevuto, cioè non ho comprato solo questa, ma ho ricevuto un'altra calza che me l'ha fatta mia mamma, cioè me l'ha fatta proprio lei. Adesso vi spiego, ma prima vediamo cosa c'è dentro. Allora, è molto carina perché è fatta così. Scusate se non si vede tanto bene, ma il sole non c'è, per cui diciamo che ho acceso tutte le luci per farlo vedere bene perché è sempre così. Comunque, dentro troviamo questi biscottini al latte mini. Mamma mia, iniziamo bene, cioè proprio vabbè, per 5 euro almeno penso che sia qualcosa, invece non credo. Poi troviamo altri biscotti uguali al cacao. Che cavolo di calza è? Vabbè, io vado veloce perché non credo che sono cose belle che trovi dentro una calza. Crocchi, bites, cereali e frutti rossi con copertura allo yogurt. Ah, beh, questi potrebbero essere interessanti. Non lo so. Poi li proviamo e li facciamo, cioè li proviamo. Li faccio poi un altro. Ma sono uguali. Adesso mi cade il cavalletto perché ce l'ho sul letto e dato che non sta su, adesso mi cadrà già tutto. Invece questi sono uguali praticamente.
sono che sono croccanti con copertura al cacao. Cioè, sono fatti così. Cioè, questa calza praticamente trovi solo le cose uguali. Sono un po' delusa. Perché poi c'era scritto anche con sorpresa, ma io la sorpresa non la vedo. E per finire, questi... Ah, dentro trovi la sorpresa. Questo è fibra, cioè con fibre trovi la sorpresa, qualcosa, vabbè, sono fatti così. Praticamente dentro trovi, non so, una sorpresa della Disney, probabile, non lo so. Però c'era scritto con sorpresa, vuol dire che dentro ti... Magari ti potevano mettere qualcosa di bello. Invece per 5 euro queste cagatine. Non so come fanno a essere così tanto felici i bambini, ma vabbè. Io di solito quando compravo le calze, cioè quando ero piccola che mia mamma comprava le calze, trovavo delle sorprese molto belle, sinceramente, dentro la calza. Per cui, però vabbè, comunque, fatta così. Molto carina, questa me la conservo, però sono stata delusa con quello che ho trovato dentro. Ok che sono 5 euro, però dai, cioè, sono tutti uguali, cambia solo il gusto. Comunque, in breve vi spiego che alla mattina del 6 gennaio ero ovviamente in cucina. Io non sapevo che mia mamma aveva appeso le calze. Perché tra i miei fratelli e il mio ragazzo, ovviamente, mia mamma ha appeso tutte le calze sull'albero. E io pensavo che stava scherzando, ho detto sì, vabbè. E allora lei era tutta bella contenta, perché l'ha fatta lei la calza. Cioè, avevamo già le calze, tipo così, quando eravamo piccoli. Lei le ha conservate e poi ci ha messo tutti i cioccolatini e i soldi dentro. Io non lo sapevo, pensavo che era... che era uno scherzo, così così. Alla fine, se sentite il rumore, sono... ovviamente. Vabbè. E alla fine fa, dai che è arrivata la Befana, dai. E io, ma mi prendi per i fondelli. E vabbè, poi vabbè, ci ha costretto ad andare vicino all'albero, a vedere cosa c'era dentro. Abbiamo preso le calze e dentro c'era... la calza era questa. I cioccolatini erano praticamente fino a qua e poi c'era dentro il soldo. E io ho detto, mi sta Befana come tirchia. E mia mamma si è messa a ridere e fa, è quello che ha potuto fare. E poi ho detto, vabbè dai. Allora l'ho aperto, ho visto che c'erano i cioccolatini. Poi quando ho preso la banconota, fa, ah, ho cambiato idea. Direi che la Befana non è proprio tirchia. Perché dentro io non sapevo che c'erano dentro i soldi. E dato che erano un bel po', allora ho detto, vabbè. Cioè, all'inizio era praticamente vuota, perché ho detto, cosa fai, una calza vuota. Invece mio fratello, che è più piccolo di me, giustamente l'ha riempita tutta, ma dentro c'erano anche i soldi. Cioè, questo è quello che è successo il giorno della Befana, che, mamma mia, è stata una cosa... Cioè, mi sono messa a ridere, poi ci siamo messi a ridere tutti, perché gli faccio, ma... sta Befana è tirchia, non c'era dentro niente. Invece poi non era vero. Vabbè, a parte i cioccolatini che ha preso in casa. Apriamo questo perché mi serve, dato che devo registrare un video oggi e devo far veloce perché è già tardi. Lo apriamo insieme e vi faccio vedere cosa ho comprato. Devo rompere la scatola perché non riesco ad aprirlo. Comunque, dentro la scatola c'è un'altra scatola. Me l'ho preso per il culo. No, non è vero. Però queste cose non le posso dire, se no YouTube mi banna. Allora, questa scatola e ta-dam! E voi dite cos'è? Adesso ve lo faccio vedere meglio. Allora, praticamente ho preso... Allora, qua... Oh mamma, adesso il problema è montarlo. Chi capisce come fa? Vabbè. C'è questo.
Poi abbiamo questo asticcio. Che può essere utile quando viaggi, questa borsetta, perché ovviamente lo devi mettere dentro. Poi qua troviamo le istruzioni, credo. Questo qua. Ah, ho una gift card di 15 euro. Probabile, però non c'è il codice. Vabbè, lo vedo dopo. Queste saranno le istruzioni, ma saranno tutti in cinese, vabbè. Comunque ho preso la lampada a LED per ovviamente far sì che i video si vedono bene, perché con queste luci qua, e l'ho presa grande. Infatti adesso la devo montare. Sinceramente bene, sto facendo casino. Allora, è così, è un po' più grande di quella che ovviamente ho. Adesso ne ho due e spero che questi qui mi fanno i video decenti. Poi ci sono gli aggeggini. Io adesso li apro perché lo devo montare tutto. Anzi, adesso mi aiutano a montarlo perché io non è che sono tanto... Poi c'è il telecomando, che ovviamente faccio la collezione dei telecomandi, e per fortuna ho due di questi, perché sinceramente mi servivano, perché li ho rotti tutti e per fortuna ne ho due che sono così, però uno mi serve, l'altro no. E per finire c'è questo. La scatola però me la tengo, è comoda. Dentro questo qui c'è il cavalletto. Allora, costava 30 euro. Dato che c'era l'offerta lampo, ho detto perché non prenderla, siccome mi serve, e l'ho pagata 20 euro invece di 30. Ho risparmiato 10 euro. Sono sempre 10 euro. Adesso ve la faccio vedere. Questo è il cavalletto, che è bello duro. Adesso non so, adesso l'incontrare, probabilmente no, è così. E lo monto e ve lo farò, cioè ve lo faccio vedere dopo, quando ho registrato ovviamente il video, perché se no non ce la faccio. E lo trovate su Amazon. Sto andando via la voce. Trovate su Amazon il cavalletto con la luce. E perché questo serve anche per i cellulari, quando fate qualcosa anche su TikTok, eccetera. Per cui, in pratica, questo adesso non so come va montato, credo qui così. Adesso lo monto e ve lo faccio vedere tutto. Allora, dato che avevo fatto un sondaggio sulla community di YouTube, la percentuale ha vinto che vogliono due video a settimana con video corti di massimo 15 minuti. E avete votato così. Poi sotto nell'altro vlog mi avete scritto che volete video lunghi. Allora, ovviamente io non so come fare, perché c'è chi video vuole video lunghi, c'è chi video vuole i video corti. Io mi sto impappinando e non so cosa fare. Allora, dato che... ripeto, i vlog non posso sapere io quanto durano, perché le clip sono tantissime, io non ne faccio una, ne faccio tante, per cui non so quanto dura. Ok, che possa essere io a dire no, faccio tanti tagli e non lo faccio durare tanto, ok, però se ci sono cose che mi piace lasciare su, li lascio su. Non lo so, fatemi sapere se vi piace i video lunghi, se vi piace i video corti. Adesso questo video dura 15 minuti. Cioè, capite che quando vi devo far vedere delle cose, in 15 minuti vi ho fatto vedere solo due cose. E in poche parole non vi ho fatto vedere quello che faccio oggi. Cioè, per cui non lo so. Lo farò durare, non so, 17 minuti, neanche, non ce la faccio neanche 17 minuti. Comunque, vabbè, adesso monto questo coso,
ve lo farò vedere e poi vediamo se far durare il video un po' più o corto, non lo so. Intanto vado a registrare l'altro video perché sennò l'ho ripetuto almeno 10.000 volte. Vabbè, ci vediamo dopo che è meglio. Ok, l'ho montato, arrivo. L'ho montato ed è fatto così. E sembrava più grande, sinceramente, da vedere, cioè più alto da vedere nelle immagini. Però non è male perché puoi mettere due telefoni e vi assicuro che la luce è potente a confronto di quello che ho piccolino. Adesso con questa riesco a far vedere bene le cose. Ha la luminosità forte, poi li puoi cambiare, c'è una bomba. Ovviamente ho registrato il video dei regali di Natale, per cui con questa vedete che la luce è potente e secondo me ho fatto un ottimo acquisto. Ed è molto molto carino, secondo me. Ha tante funzionalità, anche con le luci, eccetera. Se volete comprarla, ovviamente per quelli che servono, ve lo consiglio. Vi faccio vedere che ho smontato praticamente l'albero. E non c'è più l'albero. C'è solo questi che devo metterli sul letto. Infatti non c'è più l'albero, l'ho tirato via perché mi servivano per fare i video e ho messo praticamente tutto così. L'unica cosa che ho lasciato è stata praticamente, scusate, è stato Babbo Natale. L'unica cosa che ho lasciato è stato Babbo Natale, perché mi piaceva e dato che non l'ho consumato nel periodo natalizio volevo provarlo a consumare. Comunque ho messo tutto così. E niente, questo è il risultato che ho messo tutto a posto. Scusate gli scatoloni, ma quelli sono praticamente quelli che ho messo dentro tutte le mie cose che non ci stavano. E adesso vabbè, ce l'ho tutti lì. Comunque adesso è libero, c'ho più spazio. Vi faccio vedere che c'ho più spazio, ok, che così non si vede tanto bene, ma adesso senza l'albero ho molto più spazio, in poche parole. E ovviamente adesso sto facendo il... sto cambiando le coperte, sto facendo prendere aria a letto perché avevo tutte le coperte brutte, sporche e le ho buttate. E niente, l'unica cosa che ho lasciato è praticamente le luci. Ok, che sono queste luci qua che le ho lasciate perché devo fare altre foto per Instagram e ho lasciato le luci. Però dopo poi vedrò se toglierle o lasciarle su, non lo so. Ok, sto usando il gimbal perché avevo registrato col cavalletto del gimbal. E allora giustamente, se vedete che mi sposto così, perché sto usando il gimbal. Niente, adesso sto aspettando le coperte, le lenzuola che ovviamente sono pulite perché le ho messe nella lavatrice. E poi faccio il letto e niente. Allora, se faccio qualcosa, se esco eccetera, beh, vi faccio vedere. Se no concludo il vlog. Anche perché non so se farlo durare tanto, se farlo durare poco, non lo so. Io, ripeto, mostro le cose che faccio, le cose che voglio farvi vedere. Ovviamente non è che registro 24 ore su 24, no. Però per farvi capire, io registro alla mattina e al pomeriggio. Vi faccio vedere quei 5 minuti di quello che faccio alla mattina e 10 minuti, che ne so, al pomeriggio. Perché di più faccio al pomeriggio che diciamo di altre cose,
mi sto impappinando. Comunque, niente. Vado a mangiare perché è l'una. E se faccio qualcosa, riprendo qualcosina. Se no, non lo so. Adesso vedo. Perché devo montare questo vlog che deve andare su martedì alle 2. E poi vi farò sapere le novità. In più, vorrei dirvi una cosa. Per quelle che mi seguono e che guardano i miei video, vorrei chiedere, preferite che faccio, che metto il vlog anche al sabato o preferite solo vedere due video a settimana? Calcolate che poi è un po' complicato se non metto il vlog poi al sabato perché poi ci sono altre cose che vi faccio vedere e allora un po' così così. Io avevo pensato di fare 3 video a settimana come sempre, però nel sondaggio molte persone vogliono 2 video a settimana, cioè molte persone, il 44% vuole 2 video a settimana. Fatemi sapere se preferite anche il sabato che faccio i video, cioè metterò i vlog, o volete solo il martedì e il giovedì. Fatemelo sapere perché questa cosa per me è importante perché così almeno so se pubblicare al sabato o no. Detto questo, vado a mangiare e ci vediamo dopo, sperando che questo video non dura l'eternità e questo cavalletto mi sta facendo girare la testa. Per cui ci vediamo dopo. Dove vai? Piccolina! Ciao! E dove vai? E dove vai? Dove vai? Ok, allora, questa volta siamo andati al Lidl perché, non ve l'ho detto, ma hanno aperto un nuovo supermercato qua vicino a casa mia. E adesso abbiamo 3, 4, 5 supermercati nella mia zona. E allora abbiamo fatto un giro perché dovevamo anche fare un po' di spesa, per cui come avete visto nella clip abbiamo fatto un po' di spesa. Poi siamo andati da una mia amica che lei, almeno per chi mi segue, sa che ha tanti animali, ha le pecore, ha i gatti, ha le galline, il gallo, un'oca, no, due oche, un'anatra e poi non mi ricordo più, però praticamente è piena di animali, no? E dato che per Natale gli hanno regalato questa gallina qui, allora ho detto, già che ci sono, ve la faccio vedere così almeno la vedete anche voi. Comunque è bellissima. C'è troppo fa ridere, io volevo accarezzarla e lei scappava. Vabbè. Ho preso. Vi faccio vedere. Comunque, a parte questo che avete visto la gallina, c'erano anche i gatti, solo che era un po' complicato registrare. Dato che scappavano, comunque, e in più, dato che era a casa sua, non volevo riprendere chissà cosa. Io ho preso le spugne, queste qui della Cien,
Adesso, ragazzi, non me lo ricordo. Ne ho presi 3. E poi ho preso gli altri. Ovviamente la spesa non ve la faccio vedere perché di solito quando noi facciamo la spesa la metto dentro, cioè la mettono dentro nel frigo. E per cui non ve la faccio mai quasi vedere la spesa, quasi mai. E poi ho preso questo dentifricio al carbone, 1 euro e qualcosa, era in promozione. Lo so che l'altra volta mi sono trovata male, ma non era questa marca. Mi ispirava un po', non lo so, volevo provarlo, dato che ne ho solo uno, solo che non posso aprirlo. Vabbè, ve lo farò vedere nell'altro vlog, quando lo aprirò ve lo farò vedere. È nero e lo volevo provare, perché boh, l'ho visto, ho detto, ma quasi quasi, tanto non cambia niente. E niente, ho preso questi qui per me, invece vabbè, per la spesa ovviamente è inutile farla vedere. Ok, allora sono 6:30, è tardi, devo montare questo vlog. Io, ripeto, di solito registravo anche la sera, però dato che siamo in casa, non facciamo niente, a parte vedere il film, così se devo montarlo subito il vlog non riesco. Se registro anche la sera, per cui in poche parole non lo faccio e chiudo qua praticamente. Niente, adesso monto questo vlog così lo vedete domani alle 2. Se è durato tanto, scusate, lo so che lo dico tanto sempre, ma scusate, però io spero che questi vlog vi tengano compagnia anche se durano chissà quanto, però io spero che davvero vi piacciono lo stesso i vlog lunghi. Detto questo, chiudo e ci vediamo al prossimo video, che non so se metto il vlog per sabato, non lo so, sono ancora indecisa. Credo che sabato non ci sarà un nuovo video, anche perché voi avete deciso che volete solo due video a settimana, per cui credo che non farò così, non lo so, sono ancora un po' indecisa. E però niente, fatemelo sapere se volete o non volete, non lo so. Detto questo, ci vediamo al prossimo vlog, prossimo video. E credo che ho detto tutto, ho fatto vedere tutto. Meglio che vado a montare, perché non so quanto è durato. Per cui adesso io vado, che devo anche cucinare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!